Quindi, però noi dobbiamo dare 500 ai farmacisti e 1000 alla carica. 500 qua e 500 qua. No, 1000. Caritas. 1000. A noi sono 10 pacchetti. Noi non faremo mai mancare il nostro sostegno, l'impegno sarà sempre volto al contrasto di questo fenomeno che, per il quale ci siamo trovati in una situazione di grande difficoltà e di disagio. Lo stiamo facendo, continueremo a farlo con le associazioni, con il sindaco ci siamo organizzati anche per dare un sostegno agli ospedali, li consegneremo circa 2000 mascherine all'ospedale del Mare, all'ospedale di Castellammare e all'ospedale di Novi. Ringrazio il sindaco di Napoli per questa donazione, con la Caritas di Saviano noi abbiamo attualmente 500 famiglie che stiamo assistendo in questo periodo di emergenza. Siamo partiti a febbraio con 100 e oggi ne sono 500, e donare le mascherine a chi non può permettersi nemmeno di fare la spesa è segno di un'umanità che funziona e che si preoccupa per chi in questo momento vive una situazione di disagio terribile. In questi giorni stiamo consegnando molte mascherine che sono giunte dalla Cina, grazie a un rapporto di cooperazione che abbiamo messo in campo in questi mesi come città metropolitana, anche col sostegno del vice sindaco Iovino, così come stiamo facendo col Comune di Napoli. Oggi ne abbiamo consegnate un quantitativo importante sia alla Caritas, che ringrazio per il lavoro che fanno ovviamente in città e nell'area metropolitana, e ai giovani farmaciste e farmacisti per il lavoro che stanno facendo soprattutto nella catena del volontariato della nostra città e per i più bisognosi. La città unita con la fratellanza ce la può fare.